Dobbiamo stare un po' attenti perché i dati dello studio sono dal 2003 al 2016, quindi in questa fase hanno aderito all'Unione Europea paesi come la Polonia, come la Romania, dove c'erano migliaia e migliaia di aziende di sussistenza che poi con lo sviluppo economico in questi paesi sono scomparsi. Io penso che un certo adeguamento della struttura è normale, non succede solo in agricoltura, succede in tutti i settori. Però dobbiamo stare anche attenti perché chiaramente noi vogliamo in Europa, abbiamo sempre lottato per un modello europeo dell'agricoltura dove ci sono aziende familiari, dove c'è gente nelle zone rurali, e se noi non riusciamo a mantenere anche le aziende medio-piccole sul mercato, questo avrà conseguenze non solo per l'agricoltura ma soprattutto anche per le zone rurali, e quindi dobbiamo assolutamente avere una politica agricola che guarda soprattutto anche a queste aziende.